Buonasera amici, bentornati ad una nuova puntata di Tutto in 300 secondi. Anche questa sera purtroppo abbiamo sforato l'orario solito, ma Gnutuscia è sempre più pieno di notizie e quindi ci riduciamo un po' a quest'ora a terminare, diciamo tra virgolette, la giornata di informazione che in realtà non finisce mai. Questa sera parliamo, come potete vedere dal titolo, delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana, che sono state consegnate questa mattina presso la prefettura di Viterbo alla presenza di tante personalità locali che si sono distinte per la loro attività pluriennale in determinati settori e la presenza del prefetto di Viterbo Niccolò D'Angelo, che appunto si è insediato da poco tempo e è alla sua prima esperienza per quanto riguarda questo tipo di onorificenza. È stata una giornata intensa, molto importante, in quanto è stato lo stesso prefetto di Viterbo ad avere parole appunto di gratitudine per le persone che nella provincia di Viterbo, nella città di Viterbo, da tanti anni danno lustro alla nostra città e alla nostra provincia. Il prefetto ha così esordito: per benemerenze acquisite verso la nazione, nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia, nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropiche ed umanitarie, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Quindi il prefetto appunto ha snocciolato tutte le motivazioni che sono alla base di un riconoscimento che segna, lo possiamo dire, la vita delle persone che ne vengono insignite e che porta poi un valore aggiunto per tutta la provincia e la città di Viterbo. Ha formulato, oltre alla gratitudine nei confronti di queste persone, un caloroso e affettuoso saluto a tutti i parenti che erano presenti nella giornata di oggi e che hanno affollato la prefettura di Viterbo. Questi sono i nomi delle persone che sono state premiate. Il titolo di cavaliere è andato a Paolo Cerasi, a Pasquale Copertino, a Fabio D'Ascenzi, a Stefano De Carli, ad Andrea Fersini, a Vincenzo Ingrosso, a Ciro Laudonia, a Luciano Marietti, a Romualdo Miralli, a Luciana Paparelli, ad Antonio Picariello, a Salvatore Rosella, a Francesco Ruggero, a Mario Scala, a Francesco Scandale, o Scandale, chiedo scusa l'eventuale accento sbagliato, a Stefano Silvestrini, mentre il titolo di ufficiale è andato a Giulio Marini, che lo ricordiamo è l'ex sindaco di Viterbo e nonché parlamentare, il titolo di commendatore ad Angelo Carosi e sempre il titolo di commendatore a Luigi Micio. Quindi sono 19 riconoscimenti che quest'anno, il 2017, sono stati dati dal nuovo prefetto di Viterbo Niccolò D'Angelo, che ha appunto, oltre ad esordire in questa importante manifestazione, che lo ricordiamo ogni anno, insignisce le persone che si sono maggiormente distinte nei loro settori di attività, è uno dei punti irrinunciabili a livello nazionale per il concetto, lo possiamo dire, anche di italianità. Non è un caso che questo riconoscimento avviene sempre a pochi giorni, anzi ormai a poche ore, dal 2 giugno, che rappresenta la festa della Repubblica, quindi essendo appunto dei riconoscimenti al merito della Repubblica Italiana, è il miglior momento appunto per questo tipo di riconoscimenti. Questa sera chiudiamo qui, ci scusiamo ancora per l'orario che purtroppo non è mai fisso in quanto le esigenze giornalistiche variano da giorno a giorno. L'appuntamento è sempre per domani sera. Ricordo che è possibile condividere questa live sulle proprie bacheche, invitare gli amici a seguire questa live con l'apposito tasto di invito e poter far condividere queste live per quanto riguarda le pagine e gruppi e invitare a seguirle. L'appuntamento è per domani sera. Buonasera a tutti.